Ringrazio il dottor Piccoletti per avermi invitato e credo che questo titolo veramente offra uno spunto di riflessione rispetto alla pratica clinica quotidiana, rispetto all'attività che svolgiamo tutti i giorni, rispetto ad un immaginario collettivo che riguarda la professione infermieristica. Credo che ci sia la necessità di fare alcune riflessioni che tenterò di fare cercando di sintetizzare quello che ho sentito stamattina con molta semplicità, ma non con paura. Dottor Castagnoli, non fa parte della professione infermieristica. Allora, mi sono permessa di frazionare questo titolo che mi è piaciuto tanto e ho cercato di attribuirlo alla nostra professione partendo dall'onere, dal dizionario. Visto che parliamo di evidenze scientifiche, dobbiamo capire che cos'è. E allora mi è piaciuta questa definizione, obbligo, carico che si deve sostenere necessariamente in quanto previsto o disciplinato dalla legge. Il profilo professionale prevede che l'infermiere ha funzioni proprie nella prevenzione, nell'assistenza e nell'educazione sanitaria. È un professionista che possiede una metodologia di intervento autonomo. È responsabile e deve possedere ulteriori conoscenze teorico-pratiche con la formazione complementare. E credo che ben si addica al piede diabetico. Ho collegato questa affermazione con il concetto di responsabilità infermieristica, che ha tre concetti fondamentali, indipendentemente da dove lavoriamo e qual è il nostro status rispetto a quello che facciamo ogni giorno: conoscere, rilevare, documentare e segnalare. Questa è la responsabilità infermieristica, che però la dobbiamo tradurre nella pratica clinica, perché altrimenti quando andiamo a casa stasera ci siamo raccontati un sacco di cose e non abbiamo combinato nulla. Allora dobbiamo cercare di capire se questa giornata di oggi ci offre lo spunto per una riflessione, ma per un progetto, perché altrimenti ce le siamo dette tra queste quattro mura, queste cose. Allora io credo che sia importante capire quali sono i limiti in cui noi lavoriamo rispetto alle competenze che abbiamo e riconoscere i limiti delle proprie conoscenze rispetto a tutto ciò che andiamo a fare, parlando di piede diabetico. Quindi noi abbiamo il dovere di chiedere consulenza quando non sappiamo che cosa stiamo trattando. E ricordatevi che la prima cosa è di garantire al paziente una diagnosi, quindi che lesione sto trattando. Forse dobbiamo partire da questo aspetto. E allora, quando il concetto di prevenzione è così ben delineato dalle linee guida, ci dice che la prevenzione degli eventi scatenanti, insieme all'identificazione di trattamento tempestivo dei problemi a carico del piede, possono ridurre l'incidenza delle ulcerazioni e delle amputazioni. Io faccio una riflessione importante quando penso alla valutazione del rischio e alla formazione del self-care. Penso alla nostra popolazione diabetica e penso a questi dati allarmanti che non dovrebbero preoccupare una platea come la nostra, ma una politica sanitaria che si impegna a difendere la salute dei cittadini. Questo è il primo punto su cui noi dobbiamo assolutamente intervenire, ma non è possibile intervenire se noi non siamo un gruppo infermieristico che ha ben chiaro dove vuole andare. Il dottor Clary ci ha fatto una bellissima relazione, mi ha fatto capire le cose giuste nei luoghi adeguati. Questo è il dato di fatto. Allora, di fronte a un aumento dell'età media, dell'obesità, della vita sedentaria, del cambiamento del regime alimentare, non possiamo ignorare che la professione infermieristica non abbia un ruolo chiave nella trasformazione e nella prevenzione nella nostra società. Allora noi possiamo anche tradurre in percorsi diagnostici assistenziali le nostre linee guida, ricordandoci però che stiamo parlando di una sindrome. Quindi sindrome significa un insieme di patologie, complicanza delle complicanze del piede diabetico. E quindi questo significa lavorare in un gruppo. Allora, rispetto a questo aspetto mi chiedo, ma rispetto alle linee guida e ai percorsi diagnostici terapeutici, di questi livelli di cura, che cosa ne facciamo nel territorio, nel primo livello? Allora, io la chiamo l'isola che non c'è,
però non mi piace piangermi addosso, pensare che non ho nulla, che mi manca sempre qualcosa. Voglio pensare a qualcosa di diverso, voglio pensare se nella realtà in cui opero sono in grado di cambiare le cose. Attraverso che cosa? Attraverso una competenza. Questa è la sostanziale differenza. Smettiamola di piangerci addosso che ci manca sempre qualcosa. Allora, la fondamentale questione riguarda la possibilità di fare effettivamente la prevenzione in ambito territoriale. Allora, io parto da questo presupposto, che quando parliamo di VUNCAR corretto nel piede ischemico, che è stato l'argomento che mi è stato trattato, cominciamo a parlare di presa in carico infermieristica della persona con diabete. Questo è il concetto fondamentale. Definizione di competenze all'interno di un team che può essere assieme, ma non ci può essere. Noi potremmo essere anche separati. Qual è l'impatto? Abbiamo mai misurato l'impatto delle nuove tecnologie tra evidenza e pratica clinica sul piede diabetico? Allora, qual è il profilo di cura nell'integrazione tra ospedale e territorio? Ma questi profili di cura, questa attività infermieristica? Signori miei, ma pensate che ce la fanno qui? I medici di base? Il terzo livello? I podologi? Io non credo, credo che siamo noi a doverci attivare. Mi è piaciuta tantissimo una delle prime relazioni che ho sentito, perché ha centrato il problema della persona. Cerchiamo di ricondurre la nostra attività rispetto a quello che noi dobbiamo andare a fare. Allora, se in questo argomento noi trattiamo l'ischemia e parliamo di wound care rispetto a un problema di ischemia, sappiamo benissimo che è la determinante principale per l'amputazione. Sappiamo che su quei 50 pazienti neuropatici il 50% avrà un'arteriopatia. Allora cominciamo a ragionare con una testa diversa, una forma mentis che ci apre, e ragioniamo in questi termini. Qual è la fondamentale questione che noi dobbiamo affrontare? La diagnosi precoce, l'accuratezza diagnostica, come abbiamo sentito, e i tempi di intervento. Non posso aspettare una rivascolarizzazione in 2 mesi. Ma questi non sono problemi che possono affrontare gli infermieri. Così come io non posso discriminare quando c'è un'arteriopatia importante, cioè posso capire quando c'è un'ischemia acuta che vedo, ma non quando la vedo. Allora, rispetto a questo, ricordiamoci che il VUNCAR corretto deve tener conto di 3 fondamentali cose: dell'accertamento diagnostico, della valutazione del rischio del paziente nella prevenzione delle lesioni, del piede ulcerato, quindi un corretto trattamento, e del piede post-chirurgico che spesso ci troviamo sul territorio. Smettiamola con questa storia che sul territorio si fa la prevenzione, perché non è vero. Ma soprattutto sul territorio, nell'assistenza domiciliare, l'infermiera del domicilio vede di tutto. Vede il piede acuto, vede il piede ulcerato, vede il paziente scompensato. Ma quando lo vede? Quando è attivata. Questa è la sostanziale differenza. L'infermiere entra nel domicilio del paziente quando il paziente è già ulcerato. Allora, la grossa anomalia è questa: noi dobbiamo lavorare prima che questo succeda. E per fare questo noi abbiamo una federazione. Allora, se chi ci rappresenta? Possiamo rappresentarci tra di noi, possiamo creare una rete di collegamento. Allora, il concetto fondamentale è partire da una formazione che parte nell'ambito universitario, in cui di fronte a un problema così importante tutti devono conoscere quali sono le complicanze di un piede diabetico. Quando una persona lavora sul territorio deve avere un tutorato clinico che gli insegna come approcciarsi al piede diabetico e alla persona. E dobbiamo finalmente avere il coraggio di dire che questa politica ci deve permettere di diventare infermieri di famiglia. In questo modo noi supportiamo l'attività del medico di medicina generale. 1500 assistiti, ma cosa volete che gli tolga le calze? Ma per l'amor di Dio, è un sogno! Ma è un sogno. Allora, cerchiamo di essere realisti, di capire che noi dobbiamo lavorare su chi ci rappresenta per cambiare il percorso formativo, la formazione. Questa è non è importante dire bisogna fare la formazione. La formazione si fa a partire dal percorso universitario, poi ci sarà, quella è una formazione di base, ci deve essere il tutorato clinico. Abbiamo ragazze giovani che escono dall'università che non sanno fare un inquadramento, ma non di un piede diabetico, di un paziente che ha bisogno di assistenza. Però in compenso abbiamo le OS che fanno il curettaggio delle lesioni. Beh, insomma, mi sembra giusto questo. Allora, partiamo dal concetto fondamentale. Queste sono le vere anomalie di un sistema, dove noi riusciremo a intervenire soltanto quando faremo determinati passi.
Quello che io devo sapere sul territorio è che un deficit di circolo sanguigno è strettamente connesso con un ritardo di guarigione ed è un fattore di rischio di amputazione. Questo è un concetto che io devo ben memorizzare. Allora, se noi andiamo a vedere alcuni aspetti della letteratura, il consiglio è che quando i polsi e i piedi sono assenti, un paziente che non ha sintomi, la pressione arteriosa alla caviglia dovrebbe essere misurata con un dispositivo portatile, cosa che a domicilio non c'è, che come abbiamo visto non va a chiarire esattamente quale potrebbe essere il problema. Sappiamo però che possiamo fare una differenza rispetto alle ulcere vascolari. Su un'ulcera vascolare un 0,9 mi permette di bendarlo, in un paziente diabetico è un concetto completamente diverso. Il concetto sullo stato circolatorio nel complementare, quindi eliminiamo questo primo livello di cura e cerchiamo di capire l'importanza della prevenzione strutturata attraverso il sostegno fondamentale al medico di medicina generale. Ma gli esami di secondo livello necessitano di una struttura adeguata. Allora l'infermiere deve avere un processo strutturato, questo è il concetto di fondo. E alla presa in carico, questa presa in carico che io posso, questa situazione la vivete tutti quanti voi a domicilio, in un ambulatorio, in ambito ospedaliero, ma la sostanziale differenza qual è? Che la collega che sta nel terzo livello ha un'equipa alle spalle e l'infermiere che sta nel domiciliare e che si trova a casa del paziente si trova una situazione con questo genere e non ha nulla. Allora questo è il vero problema che noi dobbiamo affrontare in Italia, perché c'è una disparità di comportamento, ci sono delle realtà che lavorano bene, ci sono delle realtà che hanno un'organizzazione strutturata, spesso il problema sono i medici, io ho paura dei medici, adesso glielo dico, di quello che non fanno. Allora il concetto, con tutto rispetto, però questa è la verità, perché dobbiamo avere il coraggio di dire la verità, io mi ero promesso di non dirlo però, è più forte di me. Allora il concetto, però ci ha benedetto, quindi questa benedizione mi ha messo in contagio. E quindi il concetto di fondo è questo, di fronte a un piede, perché entriamo nella pratica clinica, quando io mi trovo di fronte a un paziente con queste caratteristiche, mi aggancio un po' a tutti i discorsi che ho sentito stamattina, la prima domanda che mi devo fare è: che piede sto trattando? Utilizziamo termini diversi, non diciamo che ha un'arteriopatia, diciamo che ha un'alterazione della perfusione tessutale, che forse l'immaginario collettivo cambia anche se noi effettivamente utilizziamo le diagnosi infermieristiche. Allora vedete, questa è la lesione, ma la lesione dopo una detersione accurata, come diceva la mia carissima collega Moscatelli, un'attenta valutazione delle lesioni ti fa vedere il piede in modo diverso. E quindi il percorso sarà diverso, perché non possiamo intasare i secondi, i terzi livelli e gridare al lupo al lupo. Quindi riuscire a distinguere quando un paziente ha la necessità di un percorso urgente e quando non lo è. Ma c'è un altro aspetto importante legato al bone care. Sembra che il problema sia la medicazione. Allora, la medicazione è complementare al processo di cura, perché tutte le lesioni, quando sono ben stabilizzate, guariscono, il processo di riparazione è uguale. Ciò che cambia è la serologia. Allora, al di là dei 2500 prodotti che abbiamo sul mercato, le regole devono essere chiare e devono essere trasmesse alle persone che non sono qua. In un piede ischemico non si utilizza l'indicazione occlusiva, questo deve essere chiaro. L'ambiente umido in un paziente ischemico è un ambiente non adeguato. Noi dobbiamo mantenere un ambiente secco perché il rischio di infezione è molto più alto. Nel paziente invece che ha un'ischemia critica borderline, come diceva il dottor Clerici, rispetto a valori di ossimetria più bassi, il concetto è diverso. E poi andremo a vedere che cosa succede quando noi manteniamo l'ambiente secco anche quando non serve. Allora, la cura strutturata deve prevedere un'adesione a un protocollo di cura e un sistema di richiamo sistematico di questi pazienti. Una disponibilità di tempo protetto, altrimenti questi pazienti vanno in pronto soccorso, poi vanno nella medicina, ci stanno 3 giorni e tornano fuori. Allora, quando qualcuno si impegna a costruirli questi percorsi, e questo lo dovrei dire a tutti i medici, cercate di mettervi d'accordo, perché ci create non pochi problemi quando litigate. Perché tutti vogliono fare tutto, però è l'infermiere che si trova lì e vede il paziente che lentamente viene amputato. Anche questo è un problema, e non è un problema da poco. Quindi a chi ha la buona volontà di creare un percorso, credo sia giusto lavorare per l'integrazione anche in questo senso. Questo è un piede visibilmente ischemico.
Allora, di fronte a questo, io spero, mi auguro che nessun infermiere si pensi di fare un debridement enzimatico o otolitico. Quindi il concetto deve essere chiaro. Giustamente abbiamo detto che dobbiamo imparare a utilizzare una classificazione. Questo significa imparare. Ma dobbiamo anche documentarlo. In che modo? Una scheda di segnalazione, una semplice scheda di segnalazione del piede diabetico può essere l'accompagnamento di un paziente in qualsiasi struttura e deve prevedere la provenienza del paziente, deve sapere da chi è seguito questi pazienti, i valori dell'ultima glicata della glicemia, se è un piede acuto, se è un piede urgente, le deformazioni che abbiamo rilevato, utilizziamo le diagnosi infermieristiche, mi dispiace che non si veda bene, però la documentazione infermieristica, oltre che a riconoscere le competenze, perché guardate che manchiamo di immaginario collettivo. Quando noi presentiamo un paziente a un'equipe, se io telefono al dottor Nicoletti, dico: dottor Nicoletti, dottor Clerici, ho un problema grosso con una paziente per questo motivo. Dipende da come descrivo la lesione, perché a seconda delle competenze noi veniamo riconosciuti. Allora forse posso anche mandare questo messaggio. No. Quando si pensa a un'amputazione maggiore dovremmo considerare l'opzione di una rivascolarizzazione. Questo è un aspetto prettamente medico, ma lo posso suggerire? Forse sì. E entro nel vizio, mi prendo la seconda parte della parola, mi piaceva tanto, oneri, onori, vizio, sono partita dal vizio. Nell'accezione più comune il vizio è un'abitudine umana negativa che spinge l'individuo ad un comportamento nocivo normalmente ripetitivo. E qua ce n'è fra tutti, non ci distinguiamo, gli errori li facciamo tutti. E può essere la medicazione occlusiva, errata nella gestione dell'esudato che non c'è, può essere la colorazione quando non ci deve essere perché non ci permette di vedere il fondo, può essere una medicazione non adeguata alla richiesta del letto di ferita, può essere un'amputazione senza una rivascolarizzazione. Allora ho interpretato il vizio in questo modo. E qua la prima riflessione. Ovviamente, ischemia. C'è rotto di nitroglicerina. E qui approfitteremo del dottor Clerici per farci autorizzare che le prescrizioni si possono cambiare. C'è anche un altro aspetto. Il tempo. Il tempo è fondamentale. Io ho inquadrato il mio paziente, ho attivato il percorso diabetologico, la mia struttura, ma il tempo della rivascolarizzazione è un mese e mezzo. Richiamo lo specialista perché c'è una situazione, i pazienti non devono andare fuori regione, paziente dializzato che ha già perso un arto, paziente ad altissimo rischio. Allora, qui parliamo di salvataggio d'arto, mi collegavo al concetto del collega di questa mattina, il codice deontologico non prevede, perché tu devi sapere a cosa sei tenuto per legge e per deontologia professionale, il codice deontologico prevede che quando tu hai attivato un percorso e il paziente non ha avuto risposte, gli puoi dare un'indicazione di tipo diversa e voglio vedere quale giudice di fronte a un salvataggio d'arto mi colpa. Vediamo. 2 minuti ancora. Sì, ho quasi finito. Allora ecco che, ecco la differenza, l'equipe multidisciplinare alle volte collabora anche dall'esterno ed ecco che riusciamo a salvare un arto indipendentemente dal tempo, siamo riusciti a eliminare quel tempo che lo portava all'amputazione. E qui acquista un ruolo importante un approccio terapeutico che integri la prassi medico-chirurgica con quella assistenziale, perché il terzo livello chiede a noi competenza quando dimette questi pazienti che li dobbiamo saper trattare bene. Qui noi dobbiamo lavorare, qui entra il time della medicazione, processo olistico della persona, ma time della medicazione. Obiettivo, dobbiamo mantenere vivo un lembo, dobbiamo controllare i segni clinici di infezione, dobbiamo fare una medicazione appropriata. E allora di fronte a questa situazione ecco che il termine onore è usato a indicare un sentimento che comprende la reputazione, l'autopercezione o l'identità morale di un individuo, di un gruppo. Mi è piaciuta da morire. Bunker corretto significa anche porci delle domande, nonostante una rivascolarizzazione il paziente non guarisce, lo dobbiamo rivalutare, perché molto spesso andiamo verso un'amputazione maggiore, abbiamo visto i valori che ci possono far pensare, quindi abituarci, integrazione,
Ma non ci deve essere questa scala gerarchica, che il terzo livello è super e l'infermiera del territorio non sa nulla. Non è così, è qui che noi dobbiamo lavorare, perché noi ci freghiamo alle volte delle possibilità da soli. Altro aspetto importante, spesso, e qui vado verso la fine della mia relazione, il bunker corretto prevede anche le complicanze. Corretto inquadramento del paziente, paziente con un'ischemia importante dializzato, nelle 24 ore presenza di gangrena, immediatamente rivascolarizzato, ma la rivascolarizzazione ha creato un problema e quindi ci sono le complicanze, quindi noi queste le dobbiamo considerare. Dobbiamo considerare anche l'impatto delle nuove tecnologie. Allora, la pressione negativa ha rivoluzionato sicuramente il sistema, però soprattutto in ambito territoriale, paziente che vive da solo, con la retinopatia, con i rischi di cadere, dobbiamo vedere quando possiamo mettere la pressione negativa, ma soprattutto se vale la pena di metterla. Perché quando abbiamo queste situazioni, e qui ci sono chiare le indicazioni sull'utilizzo della pressione negativa, dobbiamo chiederci se la pressione negativa deve essere posta su un tallone che ha un'isometria di 6. Ok? Allora, si parla chiaro, la patologia di base deve essere stabilizzata, le cause eziologiche devono essere corrette e soprattutto dobbiamo ricordarci che questi aspetti li possiamo correggere noi, quindi abbiamo un potenziale enorme rispetto a questo. E poi c'è l'aspetto collegato alla fine alla prima relazione, il vissuto rispetto alla malattia. Questo grosso capitolo dell'assistenza non lo prende in mano nessuno, perché il paziente amputato, un'alterazione dell'immagine di sé, depressione, paura, dolore, si parla pochissimo del dolore, si parla pochissimo delle complicanze, quindi se in un territorio ci fosse un podologo, un medico di medicina generale e un infermiere, signori miei, forse il terzo livello lavorerebbe di meno, e questo è un concetto che noi dobbiamo far passare, un concetto che deve riguardare anche la valutazione del dolore in questo senso, ma non il dolore ischemico solamente, ma la dimensione sensoriale, cognitiva, la dimensione affettiva e la dimensione culturale rispetto al dolore. Dobbiamo essere in grado di utilizzare una scala, e sempre la stessa scala, noi siamo in grado di utilizzarla, ma la dobbiamo elaborare, capire dove intervenire, attivare la consulenza anche della terapia del dolore. E dobbiamo fare la diagnosi infermieristica rispetto alla valutazione del dolore. Spesso il dolore nel paziente ischemico cronico ha il dolore non notturno, non da claudicazio, un dolore da medicazione, perché il fondo della ferita è troppo secco, perché è importante che abbia l'impacco di iodopovidone. Allora, il concetto chiaro deve essere questo, che noi dobbiamo elaborare una scheda infermieristica che tenga conto dello stato generale del paziente, che va dall'alterazione dell'umore, alla compromissione della mobilità, al deficit di conoscenze, alla compromissione dello stato nutrizionale, all'alterazione dell'immagine di sé e all'alterazione del ritmo sonno-veglia. Questi pazienti dormono poco, vivono male. La perdita dell'immagine di sé spesso nelle persone giovani. Guardate che c'è uno studio recente americano che dimostra che molti pazienti diabetici sviluppano tumori, 47 anni, non ho messo la diagnosi, ho messo qual era il suo hobby, amava ballare, è morto un anno dopo per un tumore del colon. È morto la guarigione per un infarto del miocardio. Quindi vedete, nella pratica clinica noi riusciamo a vedere queste cose. E allora mi sono permessa di riprendere una missiva che mi aveva mandato il dottor Faglia, che ha fatto un po' la storia, un po' tanto la storia della rivascolarizzazione in Italia, che io ho avuto, anche se per breve tempo, come maestro, di fronte, non se ne è parlato oggi, della frustrazione degli operatori. Paziente diabetico è un paziente difficile, chi tratta il piede diabetico, gli operatori devono avere un supporto psicologico. Non ci possiamo improvvisare educatori, dobbiamo diventare, abbiamo bisogno di un supporto, perché quando perdiamo un paziente noi siamo frustrati, perché pensiamo, nonostante ho fatto tutto, è morto. E allora guardate questa risposta. Abbiamo accettato una battaglia che sapevamo in anticipo sarebbe stata priva di oneri e gloria e carica di priva di onori e gloria e carica di oneri. È su questi pazienti che si misura la capacità di mettere in discussione il proprio ruolo, di accettare anche le delusioni e le sconfitte. Il nostro assistito è morto con la sua gamba, destinata probabilmente all'amputazione. Credo sia un merito non tanto di aver consentito di avere la sua gamba, ma di aver consentito di mantenere la speranza di poterla conservare.
Ed ecco allora che io mi collego a questo, quando si parla di competenza. La competenza non è solo fare la medicazione. La competenza è un insieme di cose, perché stare in un'equipe multidisciplinare significa porsi in discussione e chiederci: sono in grado di avere delle capacità, ho delle capacità relazionali, ho l'intelligenza, in che contesto vivo, ho l'abilità tecnica, l'intuito, l'esperienza, la percezione e la conoscenza. Questa è competenza. Allora forse potremmo dire che la virtù è una costante disposizione d'animo a fare del bene, al di fuori di ogni considerazione utilitaristica, di premio o di castigo, di felicità o di infelicità. Può quindi essere definita come la forza che spinge l'uomo a impegnarsi per il conseguimento di un fine elevato, ma non ho trovato evidenze. Grazie. Grazie.